Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sempre qui in questo nuovo video di Yu-Gi-Oh! Millennium Duels. Ecco che andremo ad affrontare Dextra. La Dextra, ok. Allora, utilizzeremo un deck visto che abbiamo utilizzato 2 volte divinità. Facciamo livelli silenti, va. Che da tanto che non lo metto in mostra. So che questi personaggi useranno parecchie mostre di carte numero, devo dire che sono veramente forti. Va bene, niente. E noi lo saremo più forti. Allora, durante la tua main pass puoi far ritornare questa carta a tenere nella mano. Quando un mostro luce che controlla il combatte puoi mandare questa carta a tua mano al cimitero. Attacco. Aspetta, dai, facciamo così. Tieni questa. E visto che voglio distruggere subito il mostro, tieni questa. Guarda, nel primo turno lei già aveva avuto un mostro numero. E se ne va dritto al cimitero. Dal primo all'ultimo. Allora evochiamo il nostro draghetto. Già che ci siamo, utilizziamo un livello superiore, così andiamo subito al prossimo livello. Bene. Adesso posso evocare questa qua. Sì, dai, 1100 life points tirati torti via non fanno mica male. Ah, quella carta mi sta proprio sulle... sulle... beh, avete capito ragazzi. Sulle palle proprio. Bene, bene. Evochiamo quest'altro. Facciamo subito. Mettiamo subito l'effetto, dai. Aumentiamo subito di livello. Non perdiamo mica tempo. Visto che abbiamo l'occasione, quindi. Bene, bene, bene. Attacchiamo subito. Perfetto. Devo vedere cosa ha in mano lei. Cosa? Un mostro di... Ok, attiviamo subito l'effetto del drop. Ah, non si può neanche attivare l'effetto, è vero. Me lo sono dimenticato. Va bene. Secondo la 2 più mosso luce puoi avere questa carta specialmente. Ah, ok. Ma provo 1000. Mamma mia. Meno male che ho il spadaccino. Meno male che ho questa carta. Spadaccino silente level 5. Che il suo effetto praticamente dice: oh, dice: questa carta è immune dagli effetti delle carte magiche del tuo avversario. Praticamente hanno un effetto, sì. Perfetto. Allora, vediamo cosa avrà lei sotto la carta. Allora.
Bene. Ecco spadaccino livello 8. Il suo effetto mi sembra uguale, no? Non può essere guardato, ok, deve essere guardato bene. Deve essere guardato. Ah, la nulla tutti gli effetti delle magie su. Ah, magia sul terreno, ok. Va bene. E già che ci siamo, vediamo un attimo. Perché? Ah, ma non è. Andiamo a qualsiasi carta, mamma mia. Che peccato. Allora, guardiamo un po' il nostro deck. Sì, è proprio questo. Angelo splendente, va. Turno, ok, ho vinto, dai, abbiamo vinto. Ok, abbiamo sbloccato lei, la sua carta farfalla montagna blu. Ah, carta auto, questa mi serve nei pezzi di Exodia, bello. Scudi terra. Cos'è questo? Emettitore falci del terrore. Ok. Porco della fiamma. Va bene, adesso. Abbiamo tutte le carte. E così, ragazzi, finisce il duello. Abbiamo sbloccato. Chi è questo qua? Il terzo tribù. Non lo conosco proprio. Bene ragazzi, il video si conclude qui, mi raccomando lasciate un bel like, condividete con i nostri amici il video e lasciatemi sempre un vostro parere, un commento. Quindi ragazzi, ringrazio sempre a tutti, ultimamente vi siete iscritti in tanti al canale, poi farò un video dove darò tutti i miei ultimi iscritti al mio canale e quelli che mi stanno specialmente commentando sotto al mio video. Niente, un abbraccio a tutti e al prossimo video. Ciao ragazzi. Dove ti raccomando?